ottobre. Termine di una guerra sfortunata, anche il Veneto venne annesso all'Italia. Restava insoluto il problema di Roma, che gli spiriti più illuminati indicavano come la capitale necessaria, indispensabile dell'Italia unita. Il problema sarà risolto solo nel 1870. A sbarrarci la strada di Roma trovammo quegli stessi francesi che avevamo avuto alleati durante la seconda guerra d'indipendenza, in un momento cruciale del nostro risorgimento. Quando Garibaldi, nel 1867, cercando di forzare la situazione, come gli era riuscito di fare con lo sbarco in Sicilia 7 anni prima, invase con i suoi volontari ciò che ancora rimaneva dello Stato Pontificio, fu fermato a Mentana da soldati francesi che combattevano agli ordini del Papa. Fu proprio a Mentana che i francesi collaudarono per l'occasione dei fucili ad ago che avevano ricevuto da poco in dotazione. Alla fine della battaglia, visti i risultati, se ne dichiararono entusiasti. Tre anni dopo, nel 1870, Porta Pia. Non fu una vera battaglia. La fotografia celebrativa, con i bersaglieri che puntano il fucile attraverso la breccia aperta nelle mura, fu ritoccata per aggiungere delle sagome di morti. Sembrava impossibile che l'ultimo passo verso l'unità fosse costato così poco sangue, mentre sui fronti della guerra franco-prussiana, allora in pieno svolgimento, di sangue ne scorreva a fiumi. Un nuovo singolare complesso di inferiorità verso gli stranieri entrava così a far parte della psicologia collettiva degli italiani. Ne saremmo guariti solo con la Prima Guerra Mondiale. A Roma, in San Luigi dei Francesi, un monumento ricorda i francesi caduti in difesa del potere temporale dei papi.